Torniamo ora a parlare del caso Sonia Marra, la 25enne studentessa pugliese scomparsa nel 2006 dalla propria abitazione nel quartiere perugino di Elce. Di questa storia torna a parlare questa sera la trasmissione Chi l'ha visto e noi per un'anticipazione ci colleghiamo in diretta con Federica Sciarelli. A te. Sì, Giulia, buonasera a tutti voi. Intanto stasera avremo il vostro ex caporedattore Alvaro Fiorucci perché con il suo libro ha un po' risvegliato le nostre coscienze, perché Sonia è ancora una ragazza scomparsa. Le intercettazioni pubblicate sono davvero shock, un seminarista e un prete che parlano di lei dicendo è stata buttata nella spazzatura ed è stata tritata, nulla si troverà del suo corpo. Allora siamo andati a Specchia, provincia di Lecce, dove ci sono i fratelli che naturalmente seguono questo caso con grande apprensione. Sentiamo. È terribile, sì, perché poi... Pensa al fatto stesso che neanche un corpo riesce ad avere più indietro. Ed è brutto. Quindi una tomba su cui piangere poi mia sorella, no? Ma almeno una verità. Sapere quello che è successo, sapere quello che ha passato, quanto ha sofferto pure quegli ultimi istanti. Ci vediamo più tardi, a te la linea, Giulia, grazie.